Una intera famiglia formata da madre, padre e una figlia sono morti, pensate, durante una escursione in California. Ci troviamo negli Stati Uniti d'America. Si chiamavano Jonathan Gerrish, aveva 45 anni di età, la moglie di 30 anni che si chiamava Ellen Chung e la figlia di un anno, Miu, ma anche il cane Oski, e tutti sono morti durante un'escursione nel sentiero East Cove. Il 15 agosto erano temperature piuttosto forti, 42 gradi circa, la maggior parte del sentiero di 8 miglia era praticamente senza ombra e le morti sono da includere, diciamo così, a temperature troppo forti, troppo bollenti, diciamo così, un caldo anomalo. Il caldo anomalo ha provocato la morte in tutti quanti i membri di questa famiglia che non ce l'hanno fatta. La morte della coppia, della figlia e del cane si è verificata ad agosto, temperature bollenti, nella foresta nazionale della Sierra, e queste morti hanno letteralmente scioccato gli investigatori per molti mesi di tempo. Ecco, questo è quanto. Lo sceriffo ovviamente si è detto perplesso, ma è sicuro che è stato proprio il caldo a stroncare la famiglia in questione, formata da madre, padre, figlia e aggiungo anche il cane, quindi quattro esseri viventi che adesso però sono morti per sempre. Grazie a tutti, un saluto caro da Leandro, narratore italiano.